Andiamo con la musica. Beh, musica, dunque, italiani, ma due pezzi stranissimi. Uno è 800 di Fabrizio De André. Ho avuto la fortuna di sentirlo molto tempo fa. Beh, io penso che i geni riescono a catturare gli anni che verranno, sono tanti geni però, con una facilità impressionante. Il testo di 800, cantami di questo tempo l'astro il malcontento di chi è sotto vento e non vuol sentir l'odore di questo motore che ci porta avanti quasi tutti quanti, maschi, femmine, cantanti su un tappeto di contanti nel cielo blu. È una poesia straordinaria. È come se Fabrizio avesse visto i 20 anni che ci aspettavano. Vi consiglio di ascoltarlo e di sentire il pezzo fino in fondo, anche quando entra non a caso una delle musiche forse più stupidarelle contemporanee del mondo, cioè lo yodel, yo-i, e lui dice: non sono anni molto intelligenti quelli che verranno, quindi imparate lo yodel e imparatelo bene. Un'altra canzone strana è Sfiorivano le viole di Rino Gaetano, perché sembra dipingere un mondo anni 60 con la musichetta. Da piedi sulla spiaggia sfiorivano le viole, e il sole batteva su di me, proprio da idilliaca, sentimental liala. E poi colpo di scena, a un certo punto invece entra in mezzo Ottone di Bismarck, arriva il marchese Lafayette importando dalla rivoluzione un cappello nuovo, mentre io aspettavo te. Come a dire, sì, è vero che noi viviamo nel privato, la nostra vita è incentrata sui sentimenti, le nostre relazioni, però intanto penso alle mie donne, le passate, le presenti e le ricordo appena. Cioè, attenzione a perdersi nel privato, intanto la realtà e la vita cambia e ci cambia il terreno sotto i piedi, arriva la rivoluzione e noi eravamo ad aspettare che lei fiorisse mentre sfiorivano le viole, un insegnamento non da poco. Poi la geniale Here Come the Sun, scritta da George Harrison in un giorno in cui John Lennon si era ammalato. Lui pativa John Lennon, che era il vero leader carismatico dei Beatles. Quel giorno non venne in studio e allora i Beatles decidono di non registrare. E George Harrison andò a fare una passeggiata, aveva un'aria che voleva mettere nel suo album seguente che voleva fare da solo, però andò a trovare un suo amico, tale Eric Clapton, che pareva strimpellasse la chitarra non male, e anche lui la strimpellava non male, e George Harrison sulle scale proprio di casa sua gli fa: senti questo pezzo se ti piace, e divenne Here Come the Sun, uno dei pezzi più belli, anzi il più bello di Abbey Road, forse uno dei più belli, se non il più bello album dei Beatles. Capitato casualmente perché, e poi la registrarono il giorno seguente, sempre perché John Lennon non c'era, infatti non c'è nell'iniziale arrangiamento. Poi The Pretender dei Foo Fighters, a dimostrazione che ancora adesso ci possono essere dei pezzi duri, tosti, impegnati e non soltanto negli anni 70, da vedere il video su YouTube di The Pretender, l'imbroglione dei Foo Fighters, Dave Grohl, ex Nirvana. E poi immancabili due pezzi straordinari, Me and Bobby McGee di Janis Joplin, la grande, lei che ha messo la sua voce nel tritacarne con questa voce straziante, strappata, poveraccia, mancata molto rapidamente, troppo presto. E naturalmente un pezzo del boss di Springsteen che adoro, che è The Land of Open Dreams, dove c'è questa immagine, questo pezzo scritto quando le due torri, insomma, vennero giù e lui decise di fare un album molto sentito, fu nel concerto fatto a New York City, proprio in occasione delle due torri, e dove c'è questa descrizione di questo treno, this train, che è bellissimo, dove ci sono tutti. Dove ci sono ladri, dove ci sono mignotte, dove ci sono persone oneste, dove ci sono i sognatori, dove ci sono le ballerine, dove ci sono quelli che ci credono, quelli che hanno fede, quelli che hanno fiducia, quelli che non troveranno ostacoli. In questo treno, dice il boss, io ti starò vicino alla sua donna. In questo treno dovremo cercare di superare tutte le difficoltà, perché questo treno va avanti e questo treno è pieno di gente, la più strampalata, la più strana, la più bizzarra, il treno della vita. E